Lo sportello Immigrati si trova nella sede della CGIL di via Gino Bruto, traversa di via Madonna di Fatima, nel rione San Giuliano. Qui gli operatori dell'ICA CGIL forniranno diversi servizi, non solo in materia di lavoro. Lo sportello migranti noi l'abbiamo sempre avuto all'interno della CGIL e delle Camere del Lavoro e continuiamo ad averlo, ma abbiamo sentito fortemente la necessità di estendere la presenza nel territorio rispetto a quelli che sono i temi dei diritti civili, sociali e lavorativi che questi soggetti hanno bisogno di esercitare concretamente. Noi abbiamo una diffusa presenza nel territorio trapanese di lavoratori stranieri che hanno diverse etnie, la maggiore la concentrazione per esempio di tunisini, di rumeni, di marocchini e di cinesi, ognuno dei quali ha una tipologia diversa di insediamento all'interno delle attività lavorative, ma tutti quanti, come dire, hanno la necessità di esercitare appieno i diritti, non soltanto rispetto ai permessi di soggiorno, al rinnovo dei permessi di soggiorno oppure ricongiungimenti familiari, ma rispetto a tutte quelle prestazioni che sono collegate alle attività lavorative oppure rispetto al welfare territoriale. Proprio perché registriamo una forte incidenza da questo punto di vista rispetto alle richieste, riteniamo necessario essere presenti nei territori, non soltanto attraverso la consulenza che già forniamo in collaborazione col patronato INCA, ma anche attraverso un servizio di assistenza legale, diciamo dedicata proprio alle problematiche di questi lavoratori e all'esercizio di diritti che spesso sono inesigibili. Lo sportello sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lo sportello sarà aperto 2 volte a settimana, il lunedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì lo stesso di mattina e poi nel pomeriggio dalle 16 fino alle 19. Ci sarà un operatore che si dedica esclusivamente a tutti questi temi e offrirà una consulenza sia diciamo, rispetto alle presenze che ci saranno allo sportello, ma anche attraverso appuntamenti. Innanzitutto il migrante generalmente ha dei problemi di comunicazione in quanto spesso non conoscono la lingua, quindi ha bisogno di essere accolto, seguito, istradato rispetto anche a quelli che sono gli uffici preposti per l'erogazione delle prestazioni, ha bisogno di essere seguito passo passo rispetto a quella che è la normativa italiana, che garantisce, non soltanto il lavoro, ma anche le prestazioni di carattere assistenziale.